Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è Yo Robby. Oggi vado a raccogliere le nocciole, ti voglio portare con me per farti vedere come faccio io, ti do qualche consiglio e alla fine facciamo anche qualche riflessione. Quindi mettiamoci al lavoro e cominciamo! Bene, arrivo in campagna, monto l'abbacchiatore, asta, pettini e ovviamente il mio motocompressore. Aggancio tutto a baionetta e sono pronto per raccogliere. Questa raccolta è davvero impegnativa, di solito porta via tantissimo tempo. Io allungo l'asta e ci sono. Accendiamo il motocompressore. Negli anni precedenti ci avrei messo davvero tantissimo tempo, con l'abbacchiatore e col motocompressore invece ci metto pochissimo. I pettini scuotono l'albero, fanno cadere i ricci già secchi e vado ad insistere, vado a toccare i ricci verdi, ancora verdi, e questi cadranno in un nulla. Quindi circa un quarto d'ora, 20 minuti e tutte le nocciole sono a terra, nei teli. Bene, raccolta terminata. Ora riflettevo che dopo la raccolta c'è la pulizia delle nocciole, quindi vanno stese al sole e poi pulite. Io ho raccolto circa due sacconi da 50 kg, comprensivi di foglie e nocciole. Ora mi toccherà quindi separare il tutto. Mi stavo interrogando su come realizzare uno strumento, comunque un macchinario, in modo da fare il lavoro che sto facendo io a mano, ma sicuramente in meno tempo. Ho pensato, secondo te potrebbe essere utile un cestello di una lavatrice che sbatta e quindi vada a dividere foglie e quant'altro dalle nocciole collegate ad un soffiatore? Beh, fai anche tu una pensata se mi vuoi aiutare e fammelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi. Secondo me potrebbe essere la soluzione ideale. Che ne dici? Bene, quindi questo era il video di oggi. Come al solito, se ti è piaciuto il video o hai trovato interessante l'argomento, lasciami un bel like ed iscriviti al canale. Io come al solito ti invito a seguirmi sui social che trovi qui sotto in descrizione. Ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!